Ricca puntata di edili.com prima della pausa estiva. Oggi parliamo di sicurezza sul lavoro, nello specifico delle responsabilità civili e penali di tutte le figure che ruotano attorno al cantiere. E poi Bologna protagonista con le torri bianche della fiera di Kenzo Tange. E poi parleremo di un progetto cinematografico realizzato anche grazie alla collaborazione dell'Istituto Professionale Edile di Bologna. E infine toccheremo il tema delle piste ciclabili, un progetto per rendere la città ancora più fruibile dal punto di vista del cittadino. Il nostro obiettivo come istituto edile in questo periodo è quello di mantenere alta l'attenzione e anche il focus sulla sicurezza nei cantieri. Abbiamo ovviamente necessariamente rallentato le nostre attività formative, ma appunto non abbiamo smesso di pensare, di occuparci e preoccuparci della sicurezza nei cantieri. Purtroppo i morti anche quest'anno sono tanti, dall'inizio dell'anno sono più di 500 i lavoratori morti nel luogo di lavoro. Questo ci fa capire che poi non c'è solo la pandemia, non dobbiamo dimenticare di tutto il resto. E per questo ovviamente sono necessari i protocolli che stiamo già verificando e per i quali stiamo aiutando le imprese appunto ad applicarli nei cantieri, ma non solo. Non dimenticarsi anche di quello che sono i soliti rischi in cantiere. Life so beautiful. Live your dream and free your soul. Nothing can go wrong as long as I sing my song. So wonderful, so marvelous. La vita è bella finché va tutto bene. A questo servono le regole vitali. Parliamo delle responsabilità civili e penali in cantiere. A chi e in quali casi possono essere imputate tali responsabilità? In sostanza, le figure nei cui confronti possono essere imputate responsabilità sono a cascata il committente o il responsabile dei lavori se nominato, i datori di lavoro delle imprese che svolgono attività e i coordinatori nelle varie fasi di progettazione ed esecuzione. Da ultimo anche i lavoratori nel caso in cui dovessero costituire degli illeciti. Chiaramente rimane come principale responsabile il soggetto committente, il quale può, tramite un apposito meccanismo di delega, conferire l'incarico al cosiddetto responsabile dei lavori, che lo sostituirà in queste sue responsabilità. Le responsabilità diventano massime nel momento in cui si verifica un sinistro, un incidente, un infortunio sul lavoro. Infortunio che può avere conseguenze di una certa importanza, fino addirittura arrivare alla morte del o dei lavoratori interessati. In questo caso parleremo di lesioni personali colpose o omicidio colposo, fatti per i quali, a seconda della gravità dell'evento e quindi della prognosi, si procede d'ufficio da parte della Procura della Repubblica con un procedimento penale che può vedere coinvolte varie figure: il committente, il responsabile dei lavori, il datore o i datori di lavoro delle imprese e con loro anche i coordinatori. Cosa è cambiato oggi per il datore di lavoro alla luce dell'emergenza Covid? Per quanto riguarda il discorso più generale dell'incidenza del Covid sui vari profili di responsabilità dei datori di lavoro, io mi sento di dire che non ha aggiunto nulla e non ha tolto nulla da un punto di vista di impianto normativo generale. Di sicuro si è inserito un ulteriore elemento estremamente difficile da valutare, per il quale il datore di lavoro deve attuare una serie di misure. In particolare, se esistono dei protocolli, ed esistono, che prevedono che i lavoratori mantengano distanze interpersonali laddove possibile, che utilizzino le mascherine, che si disinfettino le mani con il gel o con tutti i prodotti previsti, e queste norme non vengono applicate dal datore di lavoro, ecco che in questo caso si può sicuramente individuare un profilo di responsabilità specifica per non avere dato attuazione ad una norma che dispone certi comportamenti. Il
L'INAIL, venendo anche in aiuto ai lavoratori, ha considerato anche il contrarre la malattia come una malattia professionale, quindi dovuta anche all'esposizione del lavoratore potenziale nel luogo di lavoro. Questo però comporta da una parte una maggiore tutela per i lavoratori, perché chiunque contrae la malattia appunto viene tutelato dall'INAIL, e questa è una cosa positiva. Il rischio che si è affacciato è quello di dare poi però per scontato che ci siano delle responsabilità penali e civili del datore di lavoro, perché se si considera una malattia professionale, allora di conseguenza vuol dire che ci sono delle responsabilità nell'ambito aziendale. L'INAIL ovviamente ha precisato che non si tratta di un riconoscimento immediato e automatico, ma in caso di una indagine il datore di lavoro dovrà comunque verificare e dimostrare di avere attuato tutte le misure possibili e immaginabili. Il fine ultimo, per non dire il principale, è proprio quello dell'accertamento della responsabilità. Cosa piuttosto difficile, perché non è certa la genesi del contagio. Come si fa a determinare matematicamente al 100% che il contagio sia avvenuto in ambiente di lavoro e non altrove, posto che il lavoratore lavora per un certo numero di ore limitato, dopodiché ha una sua vita e può entrare in contatto inconsapevolmente con soggetti che inconsapevolmente a loro volta lo possano contagiare. Quindi, mentre se è relativamente semplice l'individuazione del rapporto di causalità fra il luogo di lavoro e la malattia che viene conclamata, in ambiente ospedaliero, in ambiente sanitario in senso generale, molto più difficile, per non dire quasi impossibile, nel senso che bisogna che sia il lavoratore a dimostrare che sussista questo rapporto di causalità, dicevo, molto più difficile è in tutti quanti gli altri casi. Sharpers always go ahead with their greatness hidden in the background. Com'era il nome, il canzoniere delle rane? Non delle rane, delle lame. Come la via di Bologna. Per noi cantare era un impegno politico, era il nostro modo di fare politica. Cari compagni ed amici di Canzoniere delle Name, speriamo siete ben arrivati, sentite la voce della Repubblica Democratica Tedesca. Ma si pagava per entrare? No, mai. Gratis. Certo, perché se no. Mourir pour des idées, disait le solitaire. E mi è scappato da ridere, perché ho detto: guarda, sono diventata vintage, no? E allora mi sono pagata 5 franchi. Morir per delle idee, vabbè, ci sto, però più tardi che si può. Oggi parliamo del noto distretto fieristico bolognese progettato dall'architetto giapponese Kenzo Tange, con le alte torri bianche antisismiche che caratterizzano lo skyline della città, proseguendo nella tradizione di torri e portici in chiave moderna. Le torri della Fiera sono un luogo molto particolare di Bologna, sono in un certo senso uno dei cuori moderni della città. Intanto si tratta non di uno o più edifici, ma si tratta di un complesso urbanistico, è qualcosa di diverso. Parliamo di un progetto che è nato negli anni 60-70 e poi di fianco alla Fiera di Bologna, per poi diventare pian piano un luogo pieno di costruzioni, ma pensato come un luogo unico, un luogo urbano appunto di un centro direzionale di tanti edifici che si sono poi man mano nel tempo anche costruiti. L'ultima torre che è alle mie spalle è stata finita e inaugurata un po' di anni fa ed è frutto di cambiamenti tecnologici notevoli per quanto riguarda le tecniche e anche i materiali utilizzati. Anche qui c'è stato una perfetta armonia tra
materiali tradizionali come il porfido che vediamo e che addirittura all'interno è stato utilizzato come pavimentazione finita, quindi è un porfido lucidato, il classico pavimento urbano da esterno che è stato trasformato in un pavimento interno lucidandolo. E ci sono però anche altri aspetti molto particolari, per esempio la struttura di questa torre, diversamente dalle prime torri che erano interamente in cemento armato e in acciaio, quindi ci sono travi e pilastri in acciaio, in cemento armato vero e proprio ci sono solo le quattro torri laterali, mentre tutto il resto del guscio anche dell'edificio è stato fatto con del cemento alleggerito, con delle fibre, quindi dei pannelli che simulano in realtà il calcestruzzo, per mantenere sempre questo aspetto originario di tutto il complesso. Le torri di Bologna sono i grattacieli di Bologna, insomma, sono edifici alti, vanno dagli 80 ai 90 metri di altezza, e ovviamente questa altezza fa sì che ci siano anche delle particolarità costruttive. Mentre si costruisce la struttura degli ultimi piani in alto con delle strutture autorampicanti, quindi cassaforme, casseri che si spostano su se stessi e man mano cresce lo scheletro e la struttura dell'edificio, nei piani bassi si comincia già a completare l'opera con tutti i rivestimenti interni, le partizioni interne e addirittura con gli arredi, quindi quando si arriva in cima i primi piani sono già pronti, sono già finiti. Kenzo Tang è stato uno degli architetti migliori del mondo alla fine del secolo scorso e all'inizio del nostro secolo, e ha saputo coniugare molto bene il razionalismo dal quale è partito nei suoi studi, nei suoi primi lavori, e in modo particolare proprio il complesso delle Torri di Bologna è stato un esempio di una perfetta armonia tra la sua sensibilità giapponese per la semplicità delle linee, la pulizia dei luoghi e degli spazi, coniugata ovviamente anche con la sua profonda conoscenza della romanità, dell'architettura romana, e ovviamente anche con una tradizione bolognese, quindi l'idea appunto della torre, dei portici, ma trasformate appunto in un insieme armonioso da un punto di vista sia urbanistico sia architettonico. Continuate a segnalarci gli edifici che vi interessano scrivendoci una mail all'indirizzo stampa@edili.com. Noi ripartiamo da qui, questa è la nostra casa, è la nostra scuola, e siamo fiduciosi che si ripartirà a settembre come abbiamo sempre fatto. Accogliamo in questo luogo, che è un laboratorio costruzioni di 1000 metri quadri, tutti gli allievi della scuola che potranno esercitarsi per imparare questo mestiere così poliedrico. Quindi non si impara solo a fare i muratori qui dentro, ma si impara a fare l'intonaco, si imparerà a intonacare appunto le pareti, si farà il cartongesso, si farà imbiancatura, si faranno tantissime attività che sembrano scontate in edilizia ma che in realtà sono fondamentali per poter ristrutturare. Questa è la parola chiave che c'è sempre stata nella nostra scuola. Adesso ancora di più, dobbiamo ristrutturare il mondo, ristrutturiamo partendo da qui. Allora, noi puntiamo da sempre sui giovani, abbiamo questi percorsi di qualifica professionale per ragazzi dai 15 ai 18 anni, abbiamo scelto appositamente di renderli testimonial dei nostri corsi perché i ragazzi che vengono qui sono soddisfatti e stanno bene, si sentono a casa. Questa è una parola che diciamo sempre perché così è vero, se la costruiscono pian piano ed è un cammino che facciamo insieme di 2 anni. Quindi in giro per la città, sui nostri manifesti, con la qualifica gratuita di operatore di alle strutture, trovate proprio loro, i nostri allievi. Bologna può diventare una città completamente ciclabile al pari di altre in Europa? Lo abbiamo chiesto a chi con il progetto Strade Aperte sta affrontando il tema delle piste ciclabili in città, ridisegnando gli spazi all'aperto per renderli più fruibili a misura di cittadini e famiglie. Il tema non è sottrarre con le unghie, con i denti, asfalto alle automobili, ma guadagnare tutti quanti la consapevolezza che esistono altri modi per spostarsi, e il giovamento che si trae da un aumento della mobilità urbana leggera in bicicletta, eccetera, è un giovamento, un arricchimento per la collettività. Quindi noi architetti immaginiamo uno spazio meno invaso dalle automobili, anche quelle ferme, e più invaso dalle persone.
In molte città è già stato sperimentato con successo una formula di, diciamo, temporanea per ridisegnare gli spazi a favore delle persone con quello che si chiama urbanismo tattico, ovvero individuare delle zone che possono essere delle piazzette, delle strade di quartiere, dei vani naturali che magari non siamo abituati nemmeno a vedere perché sono occupati dalle auto, alle volte in sosta, come si diceva, e trasformarli in piazze di quartiere, soprattutto fuori dal centro storico dove non ci sono spazi pedonali. A Bologna soltanto il 2% dello spazio totale, dello spazio pubblico, è destinato alle persone. Invece ricordiamoci che ci sono anche il 22% degli spostamenti che avvengono a Bologna che sono fatti a piedi, quindi anche la mobilità pedonale ha una dignità e la maggior parte degli spostamenti sono sotto il chilometro. Abbiamo il 12% degli spostamenti che avviene sotto il chilometro oggi in auto, per cui abbiamo davvero bisogno di piccole sperimentazioni, che può essere una corsia ciclabile temporanea, può essere la nuova piazzetta di quartiere che per qualche settimana viene trasformata in pedonale e poi, se gli abitanti sono contenti, si può proseguire con quella sistemazione, diciamo, in via definitiva. Tra i tanti corsi a cura dell'Istituto Professionale Edile di Bologna vi segnaliamo lunedì 29 giugno Sostenibilità nel costruire ed evoluzione della normativa. Lunedì 6 luglio Utilizzo di software applicativi di gestione del processo costruttivo. Mercoledì 15 luglio in modalità videoconferenza sincrona Gestire in modo smart l'organizzazione e la sicurezza nei cantieri post pandemia. Per qualsiasi informazione si può sempre consultare il sito www.edili.com e seguire l'IPLE sui social Facebook, Instagram e LinkedIn. Potete inoltre rivedere tutte le puntate della trasmissione su YouTube al canale Edili.com. Lo staff dell'Istituto Professionale Edile e la redazione di Edili.com vi salutano e vi augurano una buonissima estate.